Oggi la riapertura delle scuole in Molise, in 40.000 sui banchi, l'augurio per un buon inizio mentre si guarda ad innovazione e a strutture sicure. La FLC-CGIL analizza anche lo stato dell'Università del Molise che, come tanti atenei, risente dei tagli alle risorse. La federazione sollecita rilancio e valorizzazione. Quasi tutto il territorio molisano è a rischio idrogeologico. Legambiente fa appello alla prevenzione e all'adozione di misure di tutela in regione. 321.000 euro in favore del comune di Isernia per un progetto di inclusione sociale per le persone meno abbienti, occupazione per 6 mesi a 400 euro. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Quasi 40.000 studenti oggi sono tornati a scuola, bambini alla prima esperienza e ragazzi che continuano nel percorso di apprendimento e formazione. Emozioni di alunni e genitori e l'augurio di un buon inizio. Restano però alcune criticità. Una scuola che costruisce, istruisce, educa al bello, al buono, al giusto e forma la democrazia è l'augurio della Garante regionale dei diritti della persona Leontina Lanciano in occasione della odierna prima campanella. Per quasi 40.000 studenti oggi la ripresa delle attività didattiche molise e l'attenzione collettiva si concentra su innovazione e sicurezza. Una scuola al passo con i tempi che rispecchi l'attuale società dinamica e globale senza dimenticare l'importanza dei rapporti umani ed educativi basati, come sottolineato dalla Garante, su correttezza, civiltà e buon esempio. Buone pratiche, insomma, ma al di sopra di tutto edifici sicuri. Le strutture molisane devono rispettare criteri antisismici e su questo, con fondi propri e ministeriali, sta lavorando la Regione, in primis i sindaci dei singoli comuni interessati dagli interventi. Guarda invece al dimensionamento scolastico la CGIL Molise, in particolare per la Federazione Lavoratori della Conoscenza, a parte la drammatica situazione relativa all'edilizia scolastica, l'offerta didattica andrebbe riorganizzata. Già qualche mese fa il direttivo della Federazione, rivolgendosi alla Giunta regionale, aveva sollecitato la convocazione di una cabina di regia sul dimensionamento ed un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Ma alcuna risposta. Eppure proprio la scuola è uno dei nodi essenziali per la crescita delle comunità ed è, come rimarcato dal presidente della provincia di Isernia, Lorenzo Coia, il senso della comunità che arricchisce l'offerta formativa, fondamentale l'intento di tutti a crescere e stimolare le future generazioni. Intanto questa mattina diffusa l'emozione di bambini e ragazzi, ma anche di genitori nel varcare la soglia dei propri istituti. Un anno nuovo è iniziato. E sono pochi in regione gli istituti scolastici a norma a livello antisismico. Il Comitato Scuole Sicure rilancia l'allarme e richiama alla responsabilità i rappresentanti politici. Il Comitato attende da circa 3 mesi 8 studi di vulnerabilità affidati all'Università del Molise, relazioni che inspiegabilmente non arrivano al Comune di Campobasso. E dopo domani mattina a Termoli, Anna Paola Sabatini, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, presiderà la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico della primaria paritaria Campolieti, dando avvio alle celebrazioni del trentennale dell'Istituto di Corso Nazionale. La presentazione della dottoressa Sabatini a partire dalle ore 10 è un riconoscimento del valore di una realtà educativa operante da 30 anni nel territorio del Basso Molise, dove ha contribuito alla formazione umana e culturale di centinaia di giovani. La conferenza stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza del Molise relativa alle problematiche di inizio anno scolastico si occupa anche delle tematiche inerenti al mondo dell'università. Vediamo. Anche le tematiche inerenti al pianeta universitario e in particolar modo l'Ateneo Molisano nell'ambito della consueta conferenza stampa di inizio di anno scolastico che i dirigenti regionali della Federazione Lavoratori della Conoscenza del Molise indicano con lo scopo di sottolineare le tante criticità del comparto scuola e le iniziative del più prossimo futuro per spingere verso le più adeguate soluzioni. Investire denaro sia pubblico ma denaro sottratto alle risorse familiari in loco, nella nazione e poi vedere i frutti di questo investimento che
producono praticamente benessere e sviluppo in altre regioni è uno degli argomenti che va affrontati con insistenza. Per quanto concerne invece la mobilitazione in atto all'interno degli Atenei, quella che in questi giorni alla ribalta è quella riferita agli scatti stipendiali dei docenti universitari. Voglio ricordare che noi come FLC, come CGIL, abbiamo attivato già nel 2012-2013 un ricorso che purtroppo è stato vinto nei diversi TAR territoriali, ma è stato invece non accolto dalla Corte Costituzionale. Oggi le richieste sono legittime, ma a nostro avviso vanno inserite in una mobilitazione complessiva per il rilancio del sistema universitario pubblico. Ci sono gli stipendi anche del personale tecnico amministrativo e di tutti i settori pubblici ormai bloccati da 8 anni, ci sono dati drammatici riferiti agli investimenti nel Mezzogiorno e negli Atenei, dati drammatici che chiaramente insieme a quelli della crisi si riflettono sulle immatricolazioni e sulle iscrizioni. Un paese che non investe in conoscenza e in ricerca non può pretendere di andare da nessuna parte, con quello soprattutto che è il sistema concorrenziale europeo. L'Università del Molise risente, come le università meridionali, appunto del taglio generalizzato e degli annunci che viaggiano a fase alterna su volontà di voler ridurre. Questa cosa del ridurre, insomma, in una regione come la nostra significherebbe far morire un pezzo intero di territorio. Sul caso Biocom il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione Molise accogliendo l'appello a comunicarlo il Presidente della Regione Molise Paolo Di Laura Frattura dopo la sentenza emessa oggi dai giudici di Palazzo Spada. Ho portato avanti, ha aggiunto il Governatore, l'appello in Consiglio di Stato rispetto ad una sentenza sfavorevole alla Regione emessa dal TAR Molise nel 2012. Esprimo la mia più viva soddisfazione per il risultato che la Regione ha ottenuto. La sentenza odierna conferma la linearità e la limpidezza del mio comportamento. Dissesti idrogeologici e territori a rischio anche in Molise, da Legambiente l'appello alla prevenzione attraverso misure di tutela. Servono azioni utili. Le emergenze idrogeologiche che negli ultimi giorni hanno colpito parte dell'Italia inevitabilmente fanno pensare al pericolo che corrono i comuni molisani, estremamente fragili e a rischio dissesto. Legambiente Molise si chiede cosa sia stato fatto in regione per mitigare tali pericoli. Serve prestare più attenzione alla prevenzione e alle politiche di adattamento alla sfida dei cambiamenti climatici. La prevenzione, sottolinea Legambiente, deve divenire la priorità per il nostro paese, tanto più a fronte delle sempre più frequenti ed intense piogge concentrate in periodi di tempo brevi. Purtroppo la gestione irrazionale del territorio porta a conseguenze disastrose. Intanto è fondamentale raccogliere ed elaborare dati sull'esposizione ai rischi di frane ed idraulico dei comuni, un lavoro portato avanti da Legambiente Ecosistema Rischio e che però non ha registrato la disponibilità dei territori molisani nel fornire le informazioni richieste per mezzo del questionario ricevuto. Una indagine importante, aggiunge Legambiente, che sollecita nel contempo i comuni della regione a rispondere al questionario del nuovo anno. Solo così sarà possibile predisporre le necessarie misure di tutela. Attualmente il 71,3% della regione è a rischio frane ed idraulico, è quindi necessario sapere pure quanti comuni siano dotati dei piani di emergenza e protezione civile. Diverse le comunità molisane che negli anni hanno subito le conseguenze dei dissesti, basti pensare a quelle di Petacciato e Civita Campomarano ed altre ancora. Intanto, tra le principali azioni per rendere sicuro il territorio spiccano la rinaturalizzazione delle aree di esondazione naturale dei corsi d'acqua e la delocalizzazione delle strutture presenti nelle aree esposte a maggior pericolo, con l'abbattimento dei fabbricati abusivi. Azioni tanto utili, ma purtroppo poco praticate in tutto il paese. Venerdì 15 a Campobasso un presidio a difesa dei dipendenti della società SEAC contro i tagli al trasporto pubblico locale. Manifestazione da Piazza San Francesco fino a raggiungere Piazza Vittorio Emanuele. Per l'occasione i lavoratori saranno affiancati dall'Unione degli Studenti per solidarizzare con gli 8 trasportatori della SEAC a rischio licenziamento e per contrastare i tagli previsti al trasporto pubblico nella città capoluogo.
Per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento è stato denunciato dai carabinieri un 21enne di Campobasso che lo scorso luglio ha portato via da un ufficio la borsa di una impiegata. Con il suo bancomat ha poi eseguito quattro prelievi fraudolenti, cagionandole un danno di 1.000 euro. Nei guai invece per truffa in concorso una 24enne di Caltanissetta e un 35enne conterraneo. I due hanno procacciato illecitamente un contratto di fornitura di gas intestato ad una ditta di Montagano. Il documento però riportava la firma del padre del denunciante, deceduto da anni. Infine, per aver tagliato due alberi di noce in un terreno privato di Campolieto ed averli trascinati verso la propria abitazione, è deferito per furto un 39enne. Politiche sociali, il Comune di Isernia ha firmato con il governo nazionale la convenzione del progetto Inclusione. A breve il trasferimento di poco meno di 321.000 euro. L'amministrazione comunale di Isernia ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e partner nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale Inclusione. Per la realizzazione del progetto lo Stato trasferirà al Comune di Isernia poco meno di 321.000 euro per garantire l'implementazione di interventi finalizzati a favorire l'occupabilità dei beneficiari del sostegno per l'inclusione attiva. Il progetto prevede l'attivazione di 20 tirocini finalizzati all'inclusione sociale e autonomia delle persone, della durata di 6 mesi e per un'indennità pari a 400 euro mensili. Inoltre è prevista la creazione di servizi di sostegno educativo, scolastico ed extra, servizi che daranno vita a un sistema di sostegno alle famiglie attraverso interventi di natura educativa. La firma della convenzione, ha concluso l'assessore a Palazzo San Francesco di Perna, è un obiettivo raggiunto dall'amministrazione comunale di centrodestra, guidata dal sindaco D'Apollonio, in favore delle categorie più deboli della città. Isernia è attualmente capofila dell'ambito territoriale sociale. Ed i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Isernia sono in stato di agitazione al centro della vertenza sindacale. La valorizzazione del personale non solo per ridare dignità al lavoro svolto, ma anche per contribuire ad una migliore qualità dell'azione dell'istituto. La protesta culminerà con un presidio alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate a Roma dopodomani e con una manifestazione in programma martedì 19, sempre nella capitale, dinanzi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ed è iniziato ufficialmente stamani a Termoli il percorso istituzionale per garantire una zona economica speciale anche sul territorio molisano, in partnership con la Regione Abruzzo. L'avvio dell'iter decisionale è stato stabilito nel corso dell'importante convegno Zone economiche speciali, sviluppo e lavoro, una grande occasione per i comuni del sud promossa dall'ANCI Molise e Abruzzo. Il presidente dell'associazione Pro Trinnina, Antonio Turdò, che da anni si occupa delle problematiche inerenti alla mobilità sulle strade di Abruzzo e Molise, parla dello stato di degrado della strada provinciale Sangrina. Torna la protesta civile circostanziata del presidente dell'associazione Pro Trignina, Antonio Turdò, che da alcuni anni, mettendosi dalla parte degli automobilisti, sottolinea le problematiche della mobilità in Abruzzo e Molise e dell'uso improprio e per far cassa degli impianti autovelox ubicati strategicamente nei territori delle due regioni. Adesso torna sull'argomento chiedendo un intervento decisivo per mettere a norme un pezzo della strada provinciale Sangrina che da Sant'Angelo del Pesco a Quadri versa in uno stato di forte degrado. È una strada di enorme importanza per la parte nord, diciamo, del Sangro tra Abruzzo e Molise e che in mancanza del quarto lotto funzionale della Fondovalle Sangro, che non è ancora completato, quindi è una strada importantissima, è vitale ed è uno stato comatoso, è vergognoso, c'è una viabilità distrutta, ci sono ponti diruti, c'è una insufficienza di garanzia per gli automobilisti che viaggiano attraverso quella strada.
Chiaramente chiediamo alle due regioni di farsi carico di questo onere e di darsi da fare sia alle due regioni Abruzzo e Molise e sia alla provincia di Chieti e alla provincia di Senna. Non si può abbandonare intere famiglie, non si possono abbandonare intere famiglie, cittadini, automobilisti che hanno necessità perché non c'è una strada alternativa. Oramai noi automobilisti dobbiamo fare una rivolta vera perché effettivamente veniamo trattati male, siamo buoni solo a pagare. Chiaramente anche il fatto di aver chiuso le province ha creato un problema di manutenzione vera, però là in quel caso c'è da fare un'operazione seria, corretta e concreta e dare risposta alle esigenze degli automobilisti sia abruzzesi che molisani. In Molise sempre più giovani puntano ad avviare un'azienda di trasformazione degli alimenti, un ritorno alla terra che contribuisce a valorizzare l'intera regione fuori confine. Per questi giovani la Confesercenti ha promosso per il 28 settembre al Consorzio Industriale di Termoli un approfondimento sul laboratorio delle etichette alimentari. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Bel tempo oggi su tutto il Molise, dalla sera cielo prevalentemente stellato, le temperature odierne previste tra i 14 gradi di Campobasso e la massima di 24 a Termoli, ventilazione meridionale, calmo il mare Adriatico, sulla regione domattina tornerà il sereno, valori climatici in aumento nelle aree centrali e sul litorale, i venti si disporranno da sud-ovest. Una vittoria sofferta ma preziosa contro un buon Monticelli. Attraverso il gioco il Campobasso ha ottenuto il primo successo in campionato. Mister, sono arrivati i primi 3 punti stagionali, Campobasso che a differenza anche delle altre gare inizia a trovare il gioco. Abbiamo provato a giocare la palla già nel primo tempo e a tratti ci siamo anche riusciti. All'intervallo, nonostante fossimo 0-0, ho detto ai ragazzi che bisognava soltanto continuare così, perché anche se il campo oggi non era molto pesante, non puoi cercare il gol buttando palla avanti, devi sempre cercare il gioco. Fortunatamente il campo, benché pesante, è un ottimo campo questo, per cui ci ha permesso di fraseggiare. E sono arrivati 2 gol, secondo me meritati, la vittoria è meritata. Anche lei, se vuole fare una battuta soprattutto sul paraviglia finale che ha portato all'espulsione sia di un vostro giocatore che del capitano del Monticelli. Guarda, siamo stati capaci di farci buttare fuori da un arbitro che non ammonisce mai. Nel curriculum questo signore ha dalle 2 alle 3 ammonizioni a partita, non gli piace ammonire, già l'ho incontrato tante volte prima di questa gara. Siamo stati così capaci da far uscire 2 rossi a un arbitro che non ammonisce mai. È un grave problema questo, non tanto per questa partita che era quasi finita, ma mo sono minimo, credo, no, non lo so adesso, però comunque sono giornate di squalifica che dobbiamo evitare. Invece sul rigore che ha portato la vittoria il Campobasso? E lì ha interpretato come... D'Agostino l'ha toccata prima lui la palla, per cui l'ha interpretata così. L'attaccante ha anticipato il portiere, c'è stato questo scontro, l'ha interpretata così, per cui mi rendo conto che chi l'ha subito è rimasto un po' perplesso, però lo voglio rivedere. E l'Olimpia Agnonese saluta il centrocampista Filippo Balzano che lascia il gruppo guidato dal tecnico Candido Bucci. Alla base della separazione consensuale la volontà del calciatore di avvicinarsi alla famiglia che vive in Puglia, una scelta condivisa dal presidente Marco Colaizzo e dalla società Granata. Nessuna sorpresa nella giornata di avvio della eccellenza regionale, tutte le migliori guadagnano i primi 3 punti, partita sospesa tra Termoli e Campobasso 1919. Il forte vento sullo stadio Cannarsa di Termoli ha reso vani gli sforzi alla prima di campionato dei locali in casacca bianca opposti al Campobasso 1919 in completo rosso-blu.
Gara sospesa e tutto da rifare in riva all'Adriatico per saggiare le ambizioni delle due formazioni in questo incerto campionato di eccellenza per quanto riguarda il lotto delle migliori. Rinviato per indisponibilità del campo pure il derby matesino tra Boiano e Spinete. La partita sarà giocata domani pomeriggio al Colalillo. Chi sorride invece è Fabio Di Rienzo, tecnico dell'Isernia. I biancocelesti espugnano all'esordio il terreno di gioco di Gambatesa grazie alle marcature di Iaboni e Fasulo prima del ritorno di Silla nel finale di gara. I biancocelesti puntano alla vittoria finale ma dovranno migliorare negli ultimi 16 metri in fase di realizzazione. Tra le sicure protagoniste, primi 3 punti anche per il Vasto Girardi, che rispedisce al mittente le velleità del neopromosso Vulcania. Con il minimo scarto 1-0 il Venafro di Panico ha inoltre avuto ragione della resistenza del Treppini Matese. Negli anticipi del prossimo turno, sabato 16, troviamo Campobasso 1919 Gambatesa e Treppini Campo di Pietra. Interessante da seguire il giorno successivo, Boiano Real Guglionesi, entrambe vittoriose alla prima giornata. Il Comitato Regionale Paralimpico premia i migliori 7 atleti molisani che si sono distinti in ambito nazionale. La cerimonia, programmata in serata nella sede del CONI a Campobasso, ha visto il riconoscimento per Stefano Ciallella, Mariella Procaccini, Giuseppe Vitale, Emanuele Di Ielsi, Giada Dato, Lorena Ziccardi e il nuotatore Pompeo Barbieri. Corso di danze caraibiche da quest'anno al CUS Molise a Campobasso, una novità che consente al centro universitario sportivo di ampliare il ventaglio di attività da proporre ai propri tesserati e agli amanti del ballo. La giornata di prova gratuita a cura del maestro Luca Fiorilli è prevista per venerdì 15 settembre. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.